Buongiorno a tutti, oggi andremo a fare l'esercizio 97, pagina 1867, che chiede di mostrare che i limiti di questa funzione a meno infinito e più infinito sono rispettivamente uguali a 0 e più infinito. Dopodiché richiede di disegnare il grafico di questa funzione, invece l'ultimo punto, chiede di dimostrare se si possono applicare il teorema di Rolle nell'intervallo 0 logaritmo naturale di 2 e il teorema di Lagrange nell'intervallo 1,2 a questa funzione. Allora, dato che poi ci chiederà di studiare la funzione, inizierei con lo scomporre questa funzione in modo da poter poi fare la derivata in maniera più semplice. E quindi dobbiamo andare a vedere quando questa funzione diventa uguale a 0, quindi quando andrebbe invertita. E vediamo che e alla 2x meno 3 la x è maggiore di 0, maggiore o uguale a 0, quando x è maggiore o uguale al logaritmo naturale di 3. Quindi avremo la nostra funzione scomposta in e alla 2x meno 3 e alla x per x maggiore o uguale del logaritmo naturale di 3, e 3 e alla x meno e alla 2x per x minore del logaritmo naturale di 3. A questo punto andiamo a fare il primo punto che chiede di mostrare che il limite per x che tende a meno infinito di f di x è uguale a 0, e quindi vediamo che viene il limite per x che tende a meno infinito di 3 su e alla meno x meno 1 su e alla meno 2x, quindi viene 0 meno 0 che è uguale a 0. Mentre il secondo limite, per x che tende a più infinito di f di x, chiede di dimostrare che sia uguale a più infinito. Quindi abbiamo il limite di x che tende a più infinito di, raccogliamo ax, quindi ax per ax meno 3, e otteniamo più infinito per più infinito, e quindi più infinito. Al secondo punto chiede di disegnare il grafico di questa funzione, quindi iniziare con lo studiarla. Al primo punto il dominio, che vediamo essere uguale a R, dopodiché la simmetria di questa funzione, quindi vediamo se è pari con f di x uguale a f di meno x. Vediamo che non è pari, provando a sostituire. E se dispari, quindi f di meno x uguale a meno f di x. E anche qua vediamo che non è dispari. Dopodiché andiamo a vedere le intersezioni con gli assi. E abbiamo già visto prima che la funzione risulta uguale a 0 per x uguale al logaritmo naturale di 3. Mentre vediamo che l'intersezione con l'asse y, quindi con x uguale a 0, implica che f di 0 è uguale a 2. E quindi abbiamo trovato l'intersezione con gli assi. Poi volendo sappiamo anche che il limite della funzione quando x tende a meno infinito è uguale a 0, e quindi sappiamo che l'asse x è anche asintota orizzontale. Dopodiché andiamo a vedere il segno della funzione, che essendo in valore assoluto sarà sempre maggiore o uguale di 0. Gli estremi invece li abbiamo già trovati, e
Quindi i due limiti. E quindi sappiamo che scusate, y uguale a 0 è asintota orizzontale, mentre sinistro, mentre non abbiamo trovato l'asintota orizzontale destro. Quindi vediamo se c'è anche un asintota obliquo. E quindi il limite di f di x su x per x che tende a più infinito. Però vediamo che tende comunque più infinito, perché f di x risulta essere di ordine maggiore rispetto a x, e quindi non esiste nessun asintota obliquo. A questo punto studiamo la derivata, grazie a questa semplificazione che abbiamo fatto qua non dobbiamo far casino con roba al quadrato, sotto radice o altre cose, ma ci basta semplicemente fare le due derivate. Tanto sono molto simili. Quindi f' di x derivando sopra viene uguale a 2 e alla 2x meno 3 e x per x maggiore del logaritmo naturale di 3. E invece risulta essere 3 e x meno 2 e alla 2x per x minore del logaritmo naturale di 3. A questo punto andiamo a vedere i punti stazionari, quindi dove f' di x uguale a 0. E vediamo che x risulta essere uguale a 0 solo per x uguale al logaritmo naturale di 3 mezzi. Perché se andiamo a studiare per x maggiore del logaritmo naturale di 3, quindi viene 2 e alla 2x meno 3 e alla x uguale a 0, che dà come soluzioni x uguale a meno infinito e x uguale al logaritmo naturale di 3 mezzi, che però non è accettabile perché sono tutte e due minori di logaritmo naturale di 3, quindi nessuna delle due è accettabile. Invece per x minore del logaritmo naturale di 3 abbiamo 3 lx meno 2 e alla 2x che ci dà gli stessi risultati, però stavolta sono accettabili perché sono minori di logaritmo naturale di 3. E quindi a questo punto vediamo f di logaritmo naturale di 3 mezzi è uguale a circa 2,25. A questo punto andiamo a vedere la crescenza e la decrescenza della funzione. Quindi f' di x maggiore di 0, vediamo che per x maggiore del logaritmo naturale di 3, f' di x è maggiore di 0, scusate, per x maggiore del logaritmo naturale di 3, mentre per x minore del logaritmo naturale di 3, f' di x diventa maggiore di 0 per x minore del logaritmo naturale di 3 mezzi. Andiamo adesso a disegnare la funzione. E allora, sappiamo che per x che tende a meno infinito la funzione tende a 0. Sappiamo che in valore assoluto quindi sarà per forza, arriverà dalla parte positiva dell'asse y. Invece per x che tende a più infinito, la funzione tende a più infinito. Quindi anche qua così. Dopodiché abbiamo visto che la funzione interseca gli assi nei punti 0, 2, e invece l'asse x per x uguale al logaritmo naturale di 3. Quindi qua. Dopodiché sappiamo che la funzione è crescente
fino a x uguale al logaritmo naturale di 3 mezzi. Quindi qua. E poi invece torna a crescere subito dopo il logaritmo naturale di 3. Quindi qua in 2 e qua invece abbiamo calcolato prima circa 2,25. Ok, a questo punto l'esercizio ci chiede di vedere se si possono applicare a questa funzione il teorema di Rolle in 0 logaritmo naturale di 2 e quindi dobbiamo vedere se la funzione risulta continua su 0 logaritmo naturale di 2, se derivabile su 0 logaritmo naturale di 2, questa volta intervallo aperto, e poi se f di 0 è uguale a f del logaritmo di 2. Se queste tre condizioni sono soddisfatte, allora il teorema sarà applicabile. Allora sappiamo che f di x è continua su 0 logaritmo naturale di 2, lo vediamo dal disegno, oltre che dai calcoli, e quindi questo a posto. Poi dobbiamo vedere se invece è derivabile su 0 logaritmo naturale di 2, e anche qua vediamo che l'unico punto in cui potrebbe non essere derivabile è il logaritmo naturale di 3, che è maggiore del logaritmo naturale di 2, quindi non interessa la funzione, di conseguenza anche qua andrà bene. Invece per l'ultima condizione andiamo a calcolare, vediamo che f di 0 è uguale a 2, f del logaritmo naturale di 2 è uguale a 2, quindi sono effettivamente uguali e il teorema di Rolle è applicabile su questo intervallo. Dopodiché l'ultimo punto richiede di vedere se anche il teorema di Lagrange sia applicabile, però questa volta in un altro intervallo, che è l'intervallo 1-2. Allora, in questo caso dobbiamo vedere se la funzione è continua, quindi su 1, 2, e se è derivabile su 1, 2 intervallo aperto. Allora, continua, vediamo che la funzione è effettivamente continua, mentre per la derivabilità dobbiamo andare a vedere se la funzione risulta essere derivabile in x uguale al logaritmo naturale di 3. Quindi dobbiamo vedere se il limite di f' di x per x che tende al logaritmo naturale di 3 meno è uguale al limite per f' di x con x che tende al logaritmo naturale di 3 più. E vediamo che il limite sinistro risulta essere uguale a meno 9, mentre il limite destro risulta essere uguale a 9. Quindi ovviamente sono diversi. La funzione non risulta essere un derivabile in x uguale al logaritmo naturale di 3. X uguale al logaritmo naturale di 3 è compreso tra 1 e 2. E di conseguenza la funzione non sarà derivabile sull'intervallo aperto 1-2. Quindi non è derivabile, di conseguenza il teorema di Lagrange non si può applicare su questo intervallo.